Alexa, accendi LED. LED non risponde. Verifica connessione di rete e alimentazione. No, non è possibile che ogni volta che devo iniziare a registrare devi rompere le scatole. Alexa, accendi LED. LED non risponde. Ma vattene a fanculo. Lo spacco, eh! Devo fare sempre tutto io, tua sorella, incastrata dentro una cisterna piena di letame di vacca. Niente, non si accende. Questa è la mia vita. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono... Ma basta, ma chi ti ha chiesto nulla? Ho capito, sei stronzo. Ho capito, basta. Che bello, ogni volta Alex è così utile. Comunque, tralasciando il fatto che oggi rimarremo senza luce dietro. Oggi ragazzi... Già mi viene da ridere, capito? Essendo che nello scorso video abbiamo fatto una prova a non ridere, dove sono stato fortissimo e ho vinto ovviamente. Vabbè, più o meno. Può essere. Bene, essendo che ho fatto cacare, oggi voglio riuscire a non ridere con le animazioni più divertenti del web. E riderò anche qui, non è vero? Diciamo che la probabilità è molto alta, lo ammetto, ma mi impegnerò un sacco. Già tanto se duro 20 secondi. Era dopo che non portavo una Fanny Animation. Madonna Renzi, ma sei orgoglioso di me o no? Push. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito, ragazzi. Non vedo l'ora di riuscire a vincere questa sfida. Però prima di iniziare, Alexa, accendi LED. Ma mi prendi per il culo. Alexa, LED blu. Lo sai che un po' ti odio, eh? E per darmi forza... Perfetto, ragazzi! Ed eccoci qua, Pirati dei Caraibi! Iniziamo proprio così! Con un pirata che a quanto pare è esploso con tutta la sua nave. È rimasto solo con questo pezzetto di legno. Bene, c'è un altro tizio con lui. Lui sta facendo la nanna, si sta riposando. Beh, dopo un incidente ci sta, eh? Ride! Che... Ma cosa? Ma pensavo lo stesse mandando a fuoco... Tipo il dito medio, invece no, ok. E la morte. Grazie, capitano ovvio. È venuto a trovarlo, amico mio, è arrivato il tuo momento. E che vogliamo fare? C'è la Cressida. Quindi, in realtà la sua ora sta per giungere comunque. Si è salvato per miracolo, ma durerà poco. Ok, sta diventando un asciugamano. Va bene, quindi la morte è venuta a prenderlo, ma lui non sembra interessato. Chissà come mai. Vabbè, che devo fare? Devo aspettare. Che lavoro noioso. Cosa fa? Quello è lo scrigno del pirata, c'è l'oro dentro? Nope. A quanto fa? Voglio riuscire a non ridere. Impegnerò un sacco. Ma cosa, è geloso? Non toccare l'oro. Ammazzami piuttosto, ma l'oro lascialo perdere. Lo sposta, dai, levati dalle scatole. Fammi rubare tu. Ma cosa, la morte che ruba? Ma, che, ma perché? Lui non ce la fa comunque. Ci sta provando, ma... Vabbè, ma che te le fai dell'oro? Ammazza la gente. Ok, dai, ho preso una moneta. Vediamo un po' che... Quanto è bella la morte, tra l'altro. Molto simpatica sembra. Ma stai giocando? Beh, poverina, una vita dove ammazza solo gente. Dovrà divertirsi anche lei, no? Stava morendo per prendere l'oro. Glielo sta buttando tutto in mare. Vabbè. Questo pirata sarà molto contento di essere sopravvissuto. Sta vedendo l'oro perso per sempre. Guarda che disastro. Cosa fa? Gioca coi pesci? Non gliene frega niente. Beh, giustamente la morte. Che gliene frega dell'oro? Lo butta lì in acqua. Cosa fa? Ti mette pure a pescare adesso? No, non ci posso. Ragazzi, stiamo... C'è lui tanto che cerca di recuperare le monetine. Questo pesca. Sanpei. Vabbè, guarda. Le mette dentro. Povero. È depresso. Ma... Sta surfando, raga. Voglio riuscire a non ridere. No, vabbè, ma è meraviglioso. La morte è così, però... la voglio come amica. Più o meno. Però c'è sto povero cristiano che già sta per esplodere. Si vede la morte che sta... Ti viene da spoccare pure. La morte che surfa. L'oro che è perso per sempre. E cosa stiamo vedendo, raga? Guarda che sei lì per un altro motivo. Portatelo dietro. Tra l'altro, cos'è che ha pescato? Che lui ha detto, porca vacca, non pensavo. Guarda, è bella. Le meduse in faccia. Bellissima, raga. E lui ancora cerca di salvare loro. Ma cosa stiamo guardando? Ok, la sta portando però su un'isola. Secondo me lo stanno riportando dov'era. Potrebbe essere. Una birra, per favore. È contento. Cioè, gli è rimasto soltanto una moneta. La deve usare per pagare la birra. L'oro perso. Ma cosa? Adesso è la morte che sta crepando. Ragazzi, ballate che vuoi.
Davvero? Ma... è la cosa più bella del mondo. Cioè, questa è la vita, insomma. La morte è andato a prenderlo e alla fine lei che si è trovata sott'acqua, legata, perché? Però in tutto questo lui non è morto, ha perso tutto l'oro, ma... oh, oddio, meglio la vita, no? Per lui non lo so. Sembrava un po' triste. E il balletto finale, devo dire, molto carino. Sono diventati amici. Vabbè, questa voto 10. Mi piace. Per forza, dai. Ma ne andiamo a vedere un'altra. È troppo belle, se sono così. Ed eccoci, ragazzi, sulla seconda animazione. Vediamo un po'. Niente, ho già riso. Com'è possibile? Ah, ma tra l'altro ho perso. Me ne ero dimenticato. Ma che strano. Vabbè, facciamo finta di nulla. Ma quanto sono belli. Ma che labbra hanno. Sono giganti, sono operati. Il botulino. Vabbè, sembrerebbe che stiano per fare una rapina. Ma tra l'altro, che fisico, non è possibile. Hanno solo le gambe, il busto e la testa. Anche lui, poverino, ha una malattia incredibile. Cosa? Ma è morto. Qualcuno lo aiuta. Questo, quello ha visto la finta. Vabbè, non sono per niente esperti. Gli ha sparato. Che disastro. Vabbè, anche la polizia non è messa bene. Ma come fanno a uscire dai primi? Quello è morto! Fanno addosso a lui che non c'entra niente. Ah, la carabella è riuscita a prendere, però. Ma l'hanno invece... cos'è successo? Che cosa? Ho aspettato un attimo, è già finita! Mi ha fatto morire quando è scivolato tantissimo. Ha dato una testata. Fanno versi. Cosa fai? Fosse di karate. Non mi sembra molto preoccupato. Ma si è spezzato tutto. Questo con l'arma che non funziona. Cioè, se avesse sparato, si sarebbe sparato in testa. È andata bene questa rapina comunque. Breve ma intensa, devo ammetterlo. Oddio, no, sto sudatissimo, raga. Mi sono bagnato. Le due animazioni più divertenti di sempre. Non sto scherzando, raga. Troppo belle. Tra le due, però, quale avete preferito voi? Io forse la seconda, raga. È durata poco, ma porca vacca, bellissima. Va bene, ragazzi, direi che possiamo concludere qua. Anche oggi, ovviamente, sono riuscito a vincere. Cioè, mi avete sentito ridere per caso? No. Fatemi sapere la vostra, ragazzi. Vi sono piaciute? A me tantissimo, se lo si fosse capito. Però, come sempre, prima di concludere, vado a salutare Benny050, Luca Pacciani, Gianpietro Bin e Matilde Scalisi. Ciao, ragazzi, il VC3 di oggi. Gianpietro Bin, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao, ragazzi.